Michelangelo, a cura di Paola Campanella. Michelangelo Buonarroti nasce nel 1475 nell'Aretino a Caprese, cittadina di cui suo padre era al tempo podestà. Compie i suoi studi a Firenze, dove poco dopo la sua famiglia si trasferisce. Frequenta dapprima la bottega del ghirlandaio, maestro della pittura del tardo 400. Michelangelo non subisce alcuna influenza da parte del suo primo maestro e prende a studiare le opere di Giotto, Masaccio e Donatello. La collezione dei Medici comprendeva a quei tempi molte sculture greche e romane. Michelangelo, animato dalla voglia di studiarle, si accosterà a quel mondo medicea ricco di stimoli culturali, frequentando il giardino dei Medici. Qui avrà modo di entrare in contatto con le figure come Marsilio Ficino e Pico della Mirandola. Michelangelo è un artista del suo tempo e in piena comunione con lo spirito rinascimentale si nutre di una cultura che sostiene che attraverso lo studio della natura si può pervenire alla bellezza. Era rimasto affascinato dalla capacità degli antichi di riprodurre aspetti del corpo umano tenendo conto dei muscoli, delle loro torsioni e tensioni. Scultore, pittore, architetto, chi era veramente Michelangelo? O meglio, di quale delle arti riteneva lui stesso essere il migliore interprete? Oggi, osservando le sue opere, ci accorgiamo che da pittore usava trattare i personaggi dipinti come se fossero statue. Da architetto, i suoi edifici come imponenti e articolate sculture a cielo aperto. Sappiamo che la sua etica personale lo condusse a rifiutare compenso per i progetti della fabbrica di San Pietro, il massimo tempio della cristianità. Michelangelo credeva in Dio e nell'amore. Tra le arti amò anche quella della scrittura. Una delle sue celebri frasi riporta l'amore, l'ala che Dio ha dato all'anima per salire fino a lui. È interessante capire, per giudicare il modo di operare di Michelangelo, cosa fosse per lui lo scolpire. Dar vita a un'opera scultorea era per Michelangelo liberare dalla pietra la forma che era insita in essa. Questo processo è paragonabile ad un riaffiorare, a un rivelarsi, se vogliamo, a una sorta di nascita. La forma nasce dalla pietra con fatica. L'unione dell'umano e del divino nel comune sentimento di pietà universale verso tutte le creature della terra. Questa è in sintesi lo spirito di una delle opere più note del mondo, la Pietà. È il 1499. Michelangelo aveva appena 24 anni. La Pietà è un tema iconografico già noto al mondo dell'arte del tempo. Rappresenta il momento successivo alla deposizione della croce, quando la madre prende in braccio il corpo straziato del figlio. Forse per capire veramente la grandezza di Michelangelo occorrerebbe cancellare dalla nostra mente opere sublimi come la Pietà o il David, dimenticare la maestosità della cupola di San Pietro e la bellezza inebriante degli affreschi della Sistina e provare a rimirarli con occhi nuovi, lasciandoci andare allo stupore, lo stesso stupore di chi per la prima volta osservò i suoi capolavori, cioè i contemporanei di Michelangelo. Tra il 1500 e il 1525 Roma assume il ruolo di capitale del mondo cattolico e i papi come Giulio II prendono parte attiva sia nella politica che nell'arte. All'inizio del 1500 sono proprio i papi a fare giungere a Roma i massimi artisti dell'epoca come Bramante, Michelangelo e Raffaello. Nel corso del secolo l'impostazione degli assetti politici europei muta, anche in relazione alla riforma luterana che, con la messa in discussione della supremazia della Chiesa romana, causerà una divisione del mondo cristiano. Quando Papa Giulio II volle Michelangelo a Roma allo scopo di farsi realizzare un sepolcro degno di un capo della cristianità, ebbe inizio il difficile rapporto fra Michelangelo e il Papa. Michelangelo, che aveva accettato la proposta di Giulio II con grande onore, si era recato a Carrara, dove si trovavano le cave di marmo più pregiato d'Italia, per scegliere i blocchi adeguati a un compito così importante. Aveva trascorso a Carrara un periodo di 6 mesi, nei quali era rimasto sempre concentrato nella scelta dei blocchi migliori. Una volta tornato a Roma, però, Michelangelo scoprì che nel Papa si era affievolito il desiderio per il quale si era recato a Carrara.
Michelangelo dedicherà la prima parte della sua lunga vita alla ricerca della perfezione ideale secondo un criterio filosofico di stampo neoplatonico. Sosteneva che la scultura in fondo esistesse già all'interno del blocco di marmo, occorreva solamente liberarla. Ciò basti per comprendere come la sua azione si configuri in un certo senso come una missione condotta per l'uomo e per l'arte. Nel 1512 Michelangelo riprese il progetto della tomba di Giulio II. Concepì in questo contesto la statua dello schiavo morente, che doveva essere una delle figure dei prigionieri, detti prigioni, destinati a circondare la tomba di Giulio II. Volle fermare l'attimo in cui la vita abbandona il corpo, in cui l'uomo si lascia andare, smettendo di lottare. La sagrestia nuova riprende gli stessi materiali della sagrestia vecchia, sono quelli della tradizione fiorentina e della pietra serena grigia per le membrature architettoniche e l'intonaco bianco per le pareti. Tuttavia, anche se similmente alla sagrestia vecchia, la nuova presenta una pianta composta da due quadrati adiacenti di diverse dimensioni, gli spazi che ne derivano appartengono a una concezione diversa. Per la sagrestia nuova erano previsti dei sepolcri, di cui solo due vennero realizzati, quelli di Lorenzo, duca di Urbino, e quello di Giuliano, duca di Nemours. Sui sarcofagi coperti da coperchi ellittici si trovano le allegorie del giorno e della notte, per la tomba di Giuliano e del crepuscolo e l'aurora per la tomba di Lorenzo. Emerge qui il non finito Michelangiolesco. La scultura che rappresenta il giorno mostra delle parti volutamente lasciate in abbozzo da Michelangelo. Qui emerge la poetica del non finito che l'artista propose in perfetta armonia con il tema della morte. Argan ha scritto a proposito del giorno: sono scabre alcune parti della figura, per esempio il volto del giorno, perché la sostanza del tempo è ambigua. Da un lato domina il destino dei mortali, dall'altro è l'eternità stessa. Perciò il non finito invade a tratti, per frammenti le forme, in altri parti levigate fino a essere specchianti, è come una scorza terrena da cui le figure non si sono ancora totalmente liberate. Il committente questa volta fu Papa Paolo III Farnese, che chiese a Michelangelo di progettare, oltre agli edifici, anche tutta la sistemazione urbanistica del Colle. L'incarico risale al 1537. Il Papa aveva deciso di trasferire il monumento equestre di Marco Aurelio, che si trovava in Laterano, al Colle Capitolino, che tuttavia non presentava un degno accesso dalla città. Pertanto pretese una più adeguata sistemazione. Intervenire in un contesto come quello del Campidoglio, antico centro del potere romano, dove si erano svolte importantissime funzioni di carattere religioso e politico, non doveva essere facile, neppure per un genio come Michelangelo. Eppure Michelangelo seppe dimostrare di saper concepire anche il disegno urbano come un'opera d'arte e rese la piazza uno degli spazi più spettacolari di Roma. Ai precedenti due edifici, il Palazzo Senatorio di epoca medievale e il quattrocentesco Palazzo dei Conservatori, Michelangelo ne aggiunse un altro, il Palazzo Nuovo. I due edifici esistenti dovevano essere ristrutturati e Michelangelo li concepì essenzialmente come facciate, rivestì di bugne il piano terreno del Palazzo Senatorio. Il primo livello doveva apparire così, come una base per i due successivi, che sono accomunati da un ordine gigante di paraste. Inoltre enfatizzò la soluzione con una scala conducente al primo piano, come se questo fosse il primo livello praticabile. Illusione dunque, una illusione che coinvolge anche la piazza che viene pensata come uno spazio interno. Uno spazio trapezoidale, dove collocò la statua di Marco Aurelio. Al Palazzo dei Conservatori, invece, antepose un avancorpo porticato. I lavori durarono fino alla metà del secolo successivo. La piazza venne ultimata nel 1600 e gli edifici progettati da Michelangelo vennero realizzati successivamente dal Rainaldi e dal Della Porta. Il disegno della pavimentazione, ideato da Michelangelo nel 1567, fu realizzato addirittura solamente nel 1940. La statua originale di Marco Aurelio, che si trovava al centro della piazza, nel 1990 è stata collocata altrove. Il sacco di Roma.
La Spagna assumerà un ruolo di rilievo con l'acquisizione della corona imperiale, mentre l'Italia perderà progressivamente quell'autonomia che nel corso di tutto il Quattrocento l'aveva contraddistinta. Nel 1527 il sacco di Roma, compiuto dalle truppe di Carlo V, assesterà un duro colpo al già vacillante potere dei papi, tanto da far accettare a Clemente VII l'incoronazione di Carlo V a Bologna nel 1530. Ed è proprio dopo il sacco di Roma che Michelangelo si appresterà a dipingere il Giudizio Universale nella parete di fondo della Cappella Sistina, che realizzerà tra il 1536 e il 1541. Rispetto agli splendidi dipinti della volta, il linguaggio cambia ed è molto più tormentato. Il sacco del 1527 ha dissipato il mito dell'unità storica della città delle rovine e delle reliquie. Il giudizio è l'opera della crisi. Ricapitola tutta l'opera precedente dell'artista e anticipa la successiva. Dio, giudice, nudo, atletico, senza alcuno degli attributi tradizionali di Cristo, è l'immagine della suprema giustizia che neppure la pietà o la misericordia rappresentata dalla Madonna implorante può temperare. Il potente vortice del movimento è generato dalle braccia del Cristo, il quale determina chi deve essere salvato e chi deve essere dannato. Addirittura, verso la fine della sua vita, Michelangelo sentì che la sua arte, come l'aveva precedentemente concepita, avrebbe potuto condurlo verso la dannazione. Il clima dell'epoca aveva coinvolto anche lui. Il giudizio mostra che anche i beati sono atterriti, perché la giustizia divina è altra da quella umana. Solo Dio ne ha conoscenza e ne può essere arbitro, come accade per la grazia. Michelangelo è combattuto tra l'ortodossia e i nuovi temi della riforma. L'umanità dipinta da Michelangelo non è mai meschina, nemmeno nella consapevolezza della propria colpa, anche nel momento del giudizio. Essa è eroica. L'ansia e il tormento interiore costituiranno per Michelangelo la spinta per la creazione di molte delle sue opere artistiche. La drammatica espressione, il senso di smarrimento, la tensione verso la ricerca, tutti i sentimenti di cui il secolo 1500 sarà portatore, sono sintetizzati in questa straordinaria figura di artista che alla fine della sua vita intuirà il senso ultimo dell'esistenza con la poetica del non finito. Afferma Argan, Michelangelo non si propone tanto di imitare o emulare l'antico, quanto di trovare la sintesi, la continuità profonda tra la spiritualità sublimata dell'antico e la spiritualità cristiana o medievale, ben più tormentata e drammatica. Afferma Argan, nell'ultimo tempo della sua vita l'arte ideale è per lui l'architettura, la cui forma non esige la mediazione della figura umana e non implica la mimesi. Nel 1547 Paolo III affida a Michelangelo l'incarico per la fabbrica di San Pietro. Prima di lui altri grandi come Bramante e Raffaello si erano cimentati in questo importante compito che doveva colmare di responsabilità chiunque vi si accostasse. Nella fabbrica di San Pietro raccoglie i corpi in un unico organismo plastico che con un crescente affrancarsi della spinta sul peso si conclude nella grande cupola che riassume e conclude tutto l'edificio. Interviene nella zona dell'abside. Utilizza l'ordine gigante e a questo sovrappone un'alta cornice. Le superfici all'esterno così appaiono trattate in organica continuità con la struttura del tamburo e della cupola che presenta dei potenti costoloni. All'esterno il tamburo appare ritmato dalla presenza di colonne binate. Tra le coppie di colonne fortemente gettanti si aprono delle finestre. All'interno invece vi è un ripetersi di coppie di pilastri piatti nel tamburo che suggerisce come un moto rotatorio intorno al centro, rappresentato dal foro della lanterna. Strutturalmente la cupola è a doppia calotta ed è conclusa da una lanterna che riprende il motivo delle colonne binate del tamburo. Emerge un organismo architettonico che unisce la solennità
l'armonia di un'immensa scultura che si articola nello spazio circostante. Ogni particolare assume un preponderante valore plastico. Nel 1564 Michelangelo muore, la cupola di San Pietro, cui si era tanto dedicato, non poté vederla realizzata. Saranno Giacomo della Porta e Domenico Fontana a elevarla successivamente, rispettando per le linee fondamentali il progetto michelangiolesco.